Ciao a tutti, sono la dottoressa Manuela. Oggi risponderemo ad alcune domande. La prima domanda è questa: è vero che i balsami e i prodotti cosmetici o solari per i capelli ne prevengono la caduta, mentre i gel, ad esempio, favoriscono questo fenomeno? Non è così. Tutti i prodotti cosmetici vanno ad agire sul fusto, che è la parte morta del capello, quindi i balsami, ad esempio, vanno a migliorare quello che è l'aspetto dei nostri capelli, quindi vanno a proteggere, ad esempio, dagli agenti atmosferici o dal sole. Lo stesso discorso vale ad esempio per l'utilizzo degli asciugacapelli o delle piastre. Agendo praticamente sul fusto, diciamo possono rovinarne l'aspetto, seccarli, magari bruciarli, ma non agiscono in nessun modo sulla vitalità del follicolo, che invece è la parte viva quindi del capello. L'utilizzo ad esempio dei gel oppure delle tinture, oppure ad esempio delle permanenti, non va ad intaccare in nessun modo quello che è il processo vitale del bulbo pilifero, perché agiscono sempre sul fusto. Il gel può però in alcuni casi andare ad aumentare quelli che sono i fenomeni occlusivi, per esempio di una cute molto grassa, quindi con un'eccessiva presenza di sebo, o i fenomeni irritativi. In quel caso possiamo dire che può, diciamo, incentivare la caduta dei capelli. Oppure, per quanto riguarda le tinte e le permanenti, dobbiamo fare attenzione più che altro a quelli che sono i fenomeni allergici o ai fenomeni tipici del fai da te. Ad esempio, nelle tinte fatte a casa, in casa bisogna fare attenzione perché non andiamo a colorare soltanto il fusto, spesso si va a colorare anche il cuoio capelluto, quindi il colorante penetra nel cuoio capelluto. In quel caso si può favorire la caduta dei capelli. Un altro mito da sfatare è quello secondo il quale l'utilizzo del cappello o del casco per la moto, per lo scooter, possono favorire la caduta dei capelli. Non è così. Anzi, d'estate, ad esempio, l'utilizzo, ad esempio, del cappello, anche per chi lavora, ad esempio, nei campi, è importante perché va a proteggere il cuoio capelluto da eventuali scottature che poi possono favorire i fenomeni, diciamo, tipici della caduta. Grazie e arrivederci al prossimo consiglio.